Quest'anno facciamo 10 anni di associazione, e gestiamo tutti i sabati sera una milonga a Sant'Ilario, la Milonga Brava, che fortunatamente pare sia molto conosciuta sia in Italia che all'estero. Durante il periodo estivo tanti di noi restano a Genova e quindi abbiamo pensato di organizzare questa cosa, quella che è sicuramente una delle piazze più belle della città. Abbiamo organizzato queste serate che si stanno rilevando un grosso successo, perché ci sono dalle 150 alle 200 persone, cosa che a agosto sono tutti in ferie. Allora, qui in Piazza dei Ferrari facciamo il martedì e il sabato fino a fine settembre, poi dipende un attimo dal tempo. Se il tempo tiene, regge, magari faremo qualche serata così spot. Poi noi riapriamo la milonga nostra a fine settembre e stiamo preparando un grossissimo evento per i 10 anni, che facciamo una specie di mini festival che faremo in parte su da noi e in parte giù al Porto Antico. Allora, qui di professionisti c'è solo il proprietario del bar, che di professione fa il barista, perché tutti noi, tutti quelli che vede qua, facciamo tutt'altro nella vita. È una passione che è nata in Italia direi dai 15 ai 20 anni fa, e adesso sta esplodendo pesantemente. La passione, che cos'è che scatta nella testa della gente, sinceramente non glielo so dire. Non le so dire cosa è scattato nella mia testa. Io sono 9 anni che ballo. La musica, il piacere di stare in mezzo alla gente,